Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo il capitone alla gradese. Per questa ricetta occorrono capitone a pezzi di spessore 3 cm circa, 3 spicchi d'aglio, sale, olio e aceto bianco. Proseguiremo in questo modo. Ah, e il pepe, abbondante pepe. Pulite e spellate il capitone così come è descritto nel video che trovate in questo canale. Tagliate il capitone in pezzi più o meno di 3 cm di spessore. Versate l'olio in una padella, quanto basta a coprirne il fondo. Aggiungete gli spicchi d'aglio e quando l'olio comincerà a fumare e l'aglio sarà quasi bruciato, toglietelo. Mettete i pezzi di capitone nell'olio fumante e fateli rosolare. Quando i pezzi del capitone saranno ben rosolati, aggiungete mezzo bicchiere di aceto. Coprite e lasciate evaporare. Quando tutto sarà ben rosolato, aggiungete abbondante pepe. Per la cottura ci vorranno 10 minuti o un quarto d'ora, molto dipende dallo spessore dei pezzi del capitone. Servite i pezzi di capitone cospargendoli con il fondo di cottura. Per altre preparazioni vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima ricetta.